La vigilia della partita di Pescara è con Simone Giunta, coach della Divella Mesagne. Domenica si è tornati alla vittoria, 3-2, la squadra si è ripresa. Ci sono alcuni problemi però durante la settimana per infortuni di giocatrici importanti. Con quale spirito, che squadra troverete lì a Pescara? Beh, troveremo una squadra che credo sia al suo massimo momento di forma. Ha preso una centrale che conosco molto bene, hanno trovato un assetto che li quadra molto di più. Hanno fatto un'ottima figura a Frosinone contro una squadra candidata alla vittoria del torneo. Quindi credo che troveremo una squadra ostica in un momento che non è molto facile, ma che comunque porterà una Divella, troveremo una Divella Mesagne che sarà pronta a combattere anche nei momenti difficili come è stato domenica scorsa. Due assenze, probabili assenze, potranno condizionare la partita. Assenze parliamo di Capitan Labate e di Cristoforo. Sì, ancora Cristoforo non sappiamo, stiamo vedendo un po', lo staff sanitario sta vedendo un po' com'è la situazione. Labate ce l'abbiamo out, abbiamo comunque una panchina che scalpita, quindi giocheremo sulle ali dell'entusiasmo e sulla freschezza per creare qualche diciamo punto interrogativo alla formazione di casa. Quindi piena fiducia anche alle seconde linee? Assolutamente sì, anche perché, ripeto, non abbiamo mai avuto l'assillo di vincere il campionato, ci troviamo in una buona posizione di classifica, ma l'unico assillo che la società ci dà è lavorare con il nostro materiale e cercarlo di valorizzarlo. Cosa che state facendo? Stiamo facendo, troviamo le risposte giorno per giorno, partita dopo partita, quindi siamo contentissimi di quello che sta succedendo a ogni ragazza del nostro roster. Quindi buona partita per Pescara allora. Crepi il lupo si dice, non hai detto in bocca al lupo, però io rispondo sempre crepi il lupo. Bene, buon lavoro. Buon lavoro anche a voi.